Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Brevissimo video on the road, sto facendo col cellulare e sto raccogliendo gli ultimi pomodori siccagno. Volevo solo farvi vedere la resa, qui stavo fatto l'articolo, siamo a fine agosto, la resa è questa, guardate un po'. Guardate un po'. Guardate, sono piccoli, ora me ne tiro via uno, piccoli ma molto duri, sono molto duri, sono molto saporiti, ne ho assaggiato già qualcuno. Questi sono ottimi, come vi dicevo, per fare la conserva senza sale, qui abbiamo una puntura, sono ottimi per farli anche seccati al sole. Sono piante che io ho bagnato veramente poco. Tenete conto che qui da me, da giugno ad oggi, siamo, come dicevo, a fine agosto, ha piovuto 2-3 volte. E io gli ho dato l'acqua una volta ogni 10-12 giorni circa, non di più, sempre con l'irrigazione a goccia. Ho fatto tre trattamenti col calcio foliare perché ho avuto problemi di marciume apicale, su questi come su tutti gli altri. Non ho fatto consociazione su questi qua. Li ho messi vicino ad altri pomodori che insomma sono alla fine, sono quelli di orto mio, quelli sono di Rio Grande. La consociazione l'ho fatta invece qua tra i filari, anche questi ormai sono andati, e abbiamo un po' di basilico, ma siamo a fine stagione. La siccità quest'anno è stata veramente tremenda, ma volevo focalizzarmi soltanto su questo tipo di pomodoro qui. Estrarrò i semi e l'anno prossimo farò una piantagione soltanto di questi qua. Mi sono trovato veramente bene. La resa, come vi dicevo, per pianta non è moltissimo e maturano più o meno tutti insieme. Quindi questo, se dovete fare la conserva, è una buona caratteristica di questa varietà di pomodoro, perché vi permette di raccoglierli tutti insieme, più o meno. Questa è la seconda o terza mandata già, e quindi poi di lavorarli contemporaneamente. Non so, farvi vedere come, ecco, vedete, come si sviluppano. Pianta si corica per terra, ovviamente, essendo a crescita determinata è una nana, si corica per terra e si sviluppa un po' a cespuglio, esattamente come tutte le altre qualità nane. Il fatto che ne produca poche per pianta, se avete molto spazio, praticamente è un problema irrisorio, nel senso che piantate 100 piante in più, è quello che farò io l'anno prossimo. E bisogna fare attenzione soltanto al pari degli altri pomodori, alla pacciamatura, alle erbe infestanti, perché soffrono molto la concorrenza con le erbe infestanti, e bisogna fare attenzione eventualmente alle cimici. Per quanto riguarda le cimici, quest'anno ne ho avute pochissimo, praticamente nulla. Quest'anno, per il secondo anno consecutivo, ho utilizzato gli stessi prodotti Biochi, ma in realtà potete prenderli di qualunque altra marca: tannino di castagno, bentonite e caolino. Ho fatto 5-6 trattamenti e con quello mi sono salvato sia dalle scottature solari che soprattutto dalle cimici. Quindi ho viste veramente poche. Diciamo che quest'anno se ne ho viste 7-8 e tanto. L'anno scorso uguale, l'anno prima invece, che non avevo utilizzato nulla, per questo mi ero incuriosito su come fare, e ho dovuto buttare via tutto già a metà agosto, avevo finito tutti i pomodori, erano immangiabili. Tornando alla varietà Siccagno, quest'anno avrò messo una ventina di piante, come vi dicevo il raccolto è modesto, però la qualità paga, mi è servito come esperimento. Quindi l'anno prossimo probabilmente farò una piantagione più sostanziosa, più numerosa. Volevo solo fare questo breve video, scusate per la qualità, l'ho fatta col cellulare, mi trovavo adesso durante la raccolta nel campo e volevo mostrarvi i risultati di questo pomodoro siccagno. Vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro una buona serata, ci vediamo giovedì prossimo.